etichetta è la scatola con cui arriva il prodotto. Vediamo la rappresentazione del prodotto, il marchio, informazioni sull'importatore ed informazioni sul prodotto in sé. Quindi il tipo di ricarica tramite USB-C a 5 V e 2 A, l'alimentatore, che anticipo non è incluso, ma il scavo USB-C USB-A è incluso, la dimensione della batteria da 2500 mAh. Le dimensioni del prodotto 238 mm x 168 x 63 mm e un peso netto di 700 grammi, colore nero. Ora andiamo a vedere il prodotto come arriva. Arriva con questa scatola, che ovviamente l'ho testato e l'ho rimesso nella scatola così da far vedere come arriva una volta che l'ho scartato. Qui vediamo una maniglia, una zip e poco altro. Finitura simil carbonio, ovviamente non è carbonio vero, è semplicemente un tessuto semirigido. Andiamo ad aprire e vedere il contenuto. Qui abbiamo il libretto di istruzioni che racchiude tra le altre lingue anche l'italiano. Andiamo a vedere rapidamente. Il libretto è abbastanza spiegato bene, tradotto discretamente bene. Andiamo a vedere i punti salienti. Qui abbiamo al di sotto del dispositivo, qui sotto ora lo vedremo davvero, una porta di ricarica di tipo USB-C, buono il fatto che sia USB-C. Abbiamo l'innesto per le testine del massaggio, l'indicatore di velocità che è il primo semicerchio fatto in puntini di LED, l'indicatore di energia, quindi la carica residua, l'interruttore di alimentazione on-off, e qui vediamo le punte presenti nell'imballaggio, la scatolina, o meglio la bustina con zip per riporle, che è questa qui, la bustina e quello che è contenuto nella confezione. Qui vediamo il tipo di puntina, questo magari potete salvarvelo, e il tipo di muscolo su cui va utilizzato e la potenza con cui va applicato il tutto. Molto interessante questa cosa, perché insomma anche per chi non è molto pratico, insomma, riesce a capirlo. Qui invece vediamo le caratteristiche tecniche del prodotto, che ha un regolatore di velocità che va da 1800 a 3000 giri al minuto, con fasi da 1 a 5, un orario di lavoro, quindi una durata della batteria dalle 2,5 alle 5 ore, in base alla potenza che voi impostate, il tempo di ricarica di circa 4 ore, l'ampiezza di 6 mm, che è l'escursione tra il punto morto superiore e il punto morto inferiore della testina quando si muove, la batteria 2500 mAh, come abbiamo visto in precedenza, l'ingresso da 5 V 2 A, un peso di 700 grammi e le dimensioni del prodotto che avevo anticipato anche precedentemente. Qui abbiamo come si inserisce la punta nella pistola, ma insomma tutto abbastanza semplice. Qui vediamo le modalità di accensione: semplicemente si tiene premuto per accendere, si preme per cambiare le varie modalità e si ritiene premuto per spegnere. Dopo un quarto d'ora questa andrà in, anzi dopo scusate, 10 minuti andrà in standby, quindi si spegnerà automaticamente. E andiamo a vedere il prodotto. Il prodotto in sé è questo qui, lo vedete bene, magari levo la scatola per avere un maggior contrasto. Vediamo il marchio, vediamo la parte qui gommata che dà una buona aderenza. Qui vediamo la testina, che è quella che si muoverà, in cui andremo a mettere le varie punte. L'altra parte che è abbastanza liscia, la pellicola di proiezione con il display, il tasto di accensione fisico, le indicazioni anche qui sulla batteria e sulla potenza di alimentazione, e qui vediamo il caricatore tipo USB-C. Caricatore che non è fornito, nel senso l'alimentatore non è fornito, ma nella scatola troviamo comunque il cavo USB-A, USB-C. Buono il fatto che ci sia l'USB-C, che ormai è diventato lo standard. Ora andiamo a vedere il contenuto della scatola. Vediamo appunto una bustina contenente le puntine elencate prima nelle istruzioni. Andiamo a vedere che abbiamo la puntina per l'indirizzo. Queste sono le puntine di posizione. Abbiamo questa un po' più morbida per i principianti, per le zone più vicine alle ossa. Questa tonda, questa a lama, questa a pettine, liscia per correre meglio, che è quella che userete di più. La parte convessa, scusate, concava, la parte per i trigger point e la parte per la colonna, tendine Achille, tutte le parti insomma, in cui servono 2 punti. Poi andiamo a fare una prova, magari con la testina, quella che si andrà a utilizzare di più. Andiamo a inserire questa semplicemente a pressione, ci aiutiamo a una leggera rotazione, come fatto vedere nelle impostazioni, e andiamo ad accendere il prodotto. Si tiene premuto per 2 secondi, vediamo il prodotto parte alla prima velocità, come potete vedere. Premendo si cambiano le varie velocità. Vediamo che la potenza è abbastanza buona, non riesco a frenare troppo neanche premendo molto la testina, quindi devo dire molto potente. Cioè, devo proprio far forza per frenare, devo dire che comunque la potenza c'è. Qui vediamo l'indicatore di carica della batteria. Come vediamo, qui possiamo ciclare di nuovo sulla potenza di applicazione del motore. E qui teniamo premuti per spegnere appunto il dispositivo. Quindi, che dire, dispositivo abbastanza pratico, non troppo piccolo né troppo grande, diciamo giusto, non pesantissimo, abbastanza comodo da portare in giro.
L'interfaccia è semplicissima, come avete visto, e funziona anche discretamente bene, devo dire. La potenza è comunque non è la più potente che abbiamo mai sentito, ma comunque è molto potente e decisamente efficace per quello che deve fare. La cosa che mi è piaciuta è il fatto che, oltre alle testine, che sono abbastanza, danno anche la custodia per il trasporto e il fatto che si carichi via USB-C. Questa è una cosa molto comoda. Non hanno bisogno di un alimentatore proprietario, ma bastano semplici USB-C. Quindi questo è il prodotto, insomma, fate le vostre valutazioni, però a me non sembra affatto male.